Circondato da fan come una rock star, poter conversare con David LaChapelle tra le aule dell'università non è lezione da tutti i giorni. E gli studenti dello IUAV, la Facoltà di Architettura di Venezia, hanno apprezzato e non si sono lasciati sfuggire l'occasione di un selfie, di un autografo con un mito della fotografia contemporanea. No, I'm a photographer. An hello for Venice? Sorry? An idea for Venice. Any what? I'm sorry? I love Venice, I'm so happy to be here, I love Italy, it's a wonderful place. Un incontro, quello nell'aula magna dei Tolentini, aperto a tutti, in cui LaChapelle ha presentato la sua prima personale, allestita alla Casa dei Tre Oci alla Giudecca. Lost Più Found, organizzata da Fondazione di Venezia e Civita 3 Venezia, curata da Rainer Opoku e Dennis Curti, ripercorre la carriera artistica del fotografo che ha fatto dell'icona il cuore della sua ricerca, surreale, iperrealistica, provocatoria. Questa fotografia rappresenta un museo allagato e l'ho fatta pensando al mondo dell'arte, che in un certo senso, pur essendo diverso, assomiglia al mondo della moda, ovvero l'arte si compra, l'arte si vende, l'arte viene scambiata, è una merce, la si compra e la si vende come si comprano e si vendono le azioni sul mercato azionario, e si parla del valore dell'arte, l'arte diventa di grande valore quando ha un prezzo molto elevato, quando viene comprata a un prezzo elevato. Invece nella storia gli artisti veri ci hanno dato l'arte, che è un dono che ci hanno fatto. Quando in un museo vediamo un quadro, una scultura di un grande artista come Michelangelo, la facciamo nostra, diventa nostra, non ci serve comprarla perché rimanga con noi. E lo stesso vale per la musica, che diventa nostra quando l'ascoltiamo. Quindi non è più il prezzo a dare il valore dell'arte. Quando ci troviamo di fronte a un disastro naturale come un'inondazione, le cose che riteniamo di valore perché hanno un prezzo importante non ce le possiamo portare con noi, anzi diventano, possono essere usate in modi stupidi come un attrezzo a cui aggrapparsi per galleggiare, e invece l'arte l'abbiamo nel cuore, l'abbiamo nella mente ed è con noi comunque sempre. Pugni allo stomaco, messaggi diretti che vibrano di colore, di lacche, di traslucido, in una visione patinata e prorompente. Un linguaggio glitterato il suo, che urla con toni sfacciati e trasgressivi le ossessioni contemporanee, la ricerca del benessere, del piacere, dell'apparire. 100 scatti in un percorso che parte dall'incarico di Andy Warhol per la rivista Interview, alla raccolta New World, fotografie inedite degli ultimi 4 anni, in cui LaChapelle torna alla figura umana, alla natura, all'anima.